mesi a parte. Costruirà con 12 paia di cuori davanti a sé, mentre lui stesso gli dà un dodicesimo. Elia, passando da vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i cuori e corse dietro a Elia, dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e uccise. Con la legna del giorno dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Parola di Dio. Prendiamo grazia, Signore. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore mi ha parlato di verità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il male non mi istruisce. Io pugo sempre davanti a te, Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Per questo fiorisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Sei tu, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque salvi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi morbete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Parola di Dio.
e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparare l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e lo consumi? Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, Natale gli disse: ti seguirò ovunque tu vai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le lontane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ma un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano il loro morto, tu invece vai e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'altro poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. In questa domenica il Vangelo che è stato appena proclamato ci crea una sorta di difficoltà, perché il linguaggio che Gesù utilizza è abbastanza duro, e se noi prendiamo a lettera tutte le sue affermazioni, tutte le sue risposte, siamo in grossa difficoltà, perché è impossibile realizzare quello che ci chiede. E allora come va interpretato questo brano del Vangelo? Sicuramente non viene preso alla lettera, ma bisogna trovare le ermeneutiche, quindi l'interpretazione di queste parole. Come abbiamo ascoltato, Gesù sta andando verso Gerusalemme, dove sarà elevato in alto, cioè quando compirà il sacrificio della croce. E come dice Luca, Gesù prende la ferma decisione di mettersi proprio in cammino verso Gerusalemme. Quindi si mette spesso i paraocchi e va, deciso contro la volontà di Dio. E manda davanti a sé dei messaggeri. E questi due messaggeri sono Giacomo e Giovanni. Cosa succede? Entrano in questo villaggio e i samaritani, come hanno sentito, non vogliono ricevere Gesù. Quindi già sta a significare che c'è il rifiuto della croce. Quindi questi samaritani, che rappresentano tutte quelle persone che non accettano Gesù, contestano questo modo di vivere di Gesù, di essere questo Messia. Ce la fa una premessa: i samaritani non credevano proprio al Messia che attendevano gli ebrei, e non avevano nemmeno un culto verso il Tempio di Gerusalemme, anzi pensavano che il culto di Gerusalemme fosse stato un po' traviato. Quindi contestavano tutti quelli che in un certo senso si dirigevano verso Gerusalemme e comunque facevano fede a Gerusalemme. Ecco perché c'è questa affermazione che i samaritani non vogliono che Gesù entri. Non solo, ma sapevano benissimo che forse Gesù era un Messia, perché la voce si era diffusa, e allora non vogliono avere contatti con Gesù, proprio con la storia che ricordate dell'impurità. Loro si ritenevano puri, il vero culto a Gerusalemme lo devono dare loro, il vero culto a Dio e loro sarà in terra. E quindi rifiutano Gesù. Già come Giovanni, un po' così, infastiditi, dicono: Signore, vuoi che li fulminiamo tutti? Facciamo cadere un fulmine dal cielo che li brucia tutti, almeno un paio a rifiutare. E Gesù si gira in modo un po' forte di rimprovera, dicendo: lo so che avete intenzione di punirmi, ma io vado avanti per la mia strada. Quello che vedete adesso è solamente l'anticipo di quello che sarà l'ultimo giorno della mia vita. E mentre va in quest'altro villaggio, troviamo la cosiddetta storia di vocazione. È gente che vuole seguire Gesù. Da una parte i samaritani lo rifiutano, e mentre Gesù va per Gerusalemme, trova delle persone che vogliono seguire. Addirittura uno dice:
ti seguirò dovunque tu vada, portami con te. E Gesù dice questa espressione: le volpi hanno le loro tane, non c'è le cene loro vivi, ma il figlio dell'uomo non ha una rosata di carne. Quindi uno, cavolo, io voglio venire dietro di te, seguirti, e tu mi rispondi così. Cosa vuol dire? Che quando uno segue il Signore, non tanto qualcuno fa il prete, il frate, il suor, il missionario, ma i cristiani in generale, non devono avere troppa sicurezza umana. Cosa vuol dire? Non che non viviamo la giornata dove ci capita, no. Non essere sicuri della nostra vita, non essere sicuri di tutto quello che viene, non essere sicuri di quello che facciamo, perché l'unica nostra sicurezza è il Signore. E come una volta si diceva, non cade foglia se Dio non vuole, in un certo senso tutta la nostra vita deve affidarsi a Lui. Questo sta significando la fede. La fede. E se ci capitano qualcosa non dobbiamo troppo disperarci. Dobbiamo avere solamente la fede. Tutto sotto lo sguardo di Dio. Il bene e il male, la vita è sempre sotto lo sguardo di Dio. E tante volte non riusciamo a capire perché ci sono situazioni di male, ma il Signore lo sa e lo permette. Per quando? Per il promettere, ci promette qualcosa per venire vicino, per il paradiso, anche se poi tante volte la nostra vita è attraversata dalle difficoltà. Quindi la fede in questa affermazione. La seconda dice, mentre passa vedo questa persona, dice segui, e questo dice lascia che prima vado a seppellire il mio padre, che è morto. E Gesù dice lascia che i morti seppelliscono il loro morto, tu va e annuncia la venia di Dio. Sembra contro la carità cristiana, sembra che Gesù sia indifferente ai sentimenti di pietà possibili, perché con il Vangelo, anzi Gesù stesso, fa vedere l'atto di compassione. Qualcuno pensa che questa affermazione sta a significare non tanto preso dalla lettera, ma lascia che i morti seppelliscono le morti, lascia stare quelli che sono morti spiritualmente, cioè non diventare matto. Se tanta gente non va in chiesa, se tanta gente non mi segue, se tanta gente non vive il Vangelo, non state a far venire mal di pancia perché questo non va in chiesa, perché la gente non va in chiesa, cosa? Lascia stare tu, lascia che i morti seppelliscono, lascia che quelli sono lontani dalla chiesa, lascia di lontano, è un problema mio, dice il Signore. Tu vivi il Vangelo, cerca di vivere il Vangelo, fai del bene a Dio, fai del bene al prossimo, agli altri, quello che puoi fare, e il resto ci pensa Dio. Pensate che Gesù, che era Gesù, figlio di Dio, chi c'era sotto la croce? Giovanni, sua madre, la Maddalena. Se sotto la croce Gesù aveva queste tre persone, figuriamoci, noi chi siamo? Se dobbiamo cambiare i cuori alle persone o convertire le persone. Se non è stato, tra virgolette, capace lui di farsi capire la sua esistenza terrena, chi siamo? L'importante è vivere il Vangelo, cercare di vivere il Vangelo, perché non è facile. La terza affermazione, ti seguirò, Signore, prima però che lascia che io congedi quelli di te, fammi salutare i miei familiari così. E Gesù dice, se uno mette mano all'arabo e si volge indietro, non è tanto per te. Cosa vuol dire? Che non dobbiamo avere neanche sentimenti verso i nostri familiari, comunque il galateo nel salutare. No, non prendiamo la lettera, è così, no? Dice, sì, va bene gli effetti umani, questo, però la nostra vita, tutta la nostra esistenza terrena, è orientata a che cosa? Al paradiso. Se noi cristiani non capiamo questo particolare, il fatto che noi siamo chiamati per la vita eterna, cosa vuol dire? È inutile che poi ci attacchiamo troppo alle cose dei sentimenti, gli affetti, di questo mondo, tutte queste cose qua. Perché alla fine ci allontaniamo da Dio, ci allontaniamo da Dio, ci distraiamo. Perché se tutti siamo camminati per i beni dei cieli, cosa vuol dire? Che anche se io non vedo bene delle persone, comunque non ho un affetto verso qualcuno, non vuol dire che questo affetto, queste cose siano perse, ma le ritrovo. Perché se tutti siamo incamminati verso il regno dei cieli, non dobbiamo preoccuparci, adesso non lo vedrò più, no, lo vedrò ancora per tutta la vita eterna. E anche qui lo
Dico, se io mi distraggo troppo da cose umane, perdo di vista il regno dei cieli, perdo di vista il Vangelo, perdo di vista il Signore, e quindi vado un po' fuori strada, perché mi attacco alle sicurezze umane e di conseguenza metto in dubbio la parola di Dio, la fede di Dio, che mi dice guarda che questo qua solamente è un passaggio, è un cammino. Quello che non riesci a realizzare adesso, che non riesci a fare adesso, non vuol dire che va perduto per sempre come le cose in questo mondo, ma sono un po' in sospeso, perché tu tra un po' di tempo ne ritroverai in pienezza. Ecco perché tante volte è difficile far capire ai cristiani, mi hai compreso, che cos'è il Vangelo. Perché? Perché siamo troppo attaccati alle cose di questo mondo. E di conseguenza, legandoci alle cose di questo mondo, perdiamo di vista la nostra meta, l'obiettivo della nostra esistenza. E quindi, cosa succede? Che se ci attacchiamo, ci distraiamo dalle cose di questo mondo, è logico che perdiamo di vista Dio. E quando noi perdiamo di vista Dio, che è un po' la nostra bussola, la nostra stella polare che ci orienta, le cose di questo mondo si riprendono alla vincita. E viviamo male, viviamo con quella stanchezza, con quella inquietudine, viviamo con tutte quelle situazioni che tante volte ci mettono proprio alla fine in discussione anche il fatto che Dio esista. Perché è giusto il dubbio della fede, ma se poco a poco noi ci attacchiamo le cose a questo mondo, cosa succede? Che alla fine abbiamo una confusione. E cosa succede? Ma sì, c'è il Signore, ma poi io la devo sbrigare da solo. Sì, il Signore, ma io poi devo risolvere io questa cosa. Vedete? Poco a poco, perché? Perché non sono più orientati a Dio, ma le cose di questo mondo. Ecco perché. Ecco una barca, se non mi giro magari sbaglio a tracciare il sole. E la stessa cosa con il Signore. Tante volte noi ci allontaniamo da Dio e ci troviamo smarriti, confusi, anche se poi magari conosciamo le vie di un paese così, ci troviamo smarriti, non sappiamo più da dove andare. E il mondo si prende la sua rivincita e corriamo il rischio di allontanarci da Dio quando noi ci allontaniamo da Dio, in un certo senso ci spegniamo spiritualmente e diventiamo come quelli di questo mondo. Gli ammonimenti sono sempre qualcosa che ci avverte, non vanno mai, diciamo così, eseguiti poi se uno torna alla lettura. Gesù nel Vangelo ci dice sempre delle cose, anche se tante volte è difficile da capire. Però l'importante è che quando noi sbagliamo, ci troviamo un po' persi, ci fermiamo e ricordiamo le pagine del Vangelo. Dico, no, c'è una cosa che non fa. Il Signore vuole che cambiamo il cuore, vuole che ci convertiamo, abbiamo sbagliato direzione, dobbiamo ritornare indietro. E allora quando noi torniamo indietro, allora decisamente noi cambiamo dietro al Signore, lo seguiamo, al di là di tutto quello che possa capitarci. Che cosa chiedere ancora? Di vivere veramente, come diceva San Paolo ai Galati. Amare Dio, amare il prossimo. Cosa vuol dire? Se noi teniamo ben fermi dentro il nostro cuore, la nostra mente, questo comandamento, possiamo sbagliarci, possiamo perdere la strada, facciamo fatica a fare la carità, a dire bene, ma sappiamo che questi due sono i due comandamenti più importanti della vita del cristiano. Amare Dio, amare il prossimo, e tutto il resto ci viene dato da più.
La Chiesa ha la missione di predicare la libertà che abbiamo in Cristo. Perché la compia con fiducia e perseveranza, preghiamo. Non è sempre facile restare fedeli a Cristo, perché lo Spirito Santo ci dia il coraggio di dire di sì anche nelle situazioni difficili, preghiamo. Educare i figli nella vita buona del Vangelo è per i genitori un compito semplice e indispensabile, perché lo adempie la tua responsabilità, preghiamo. Per noi che cerchiamo di essere nei nostri ambienti testimoni di Cristo, perché possiamo andare davvero incontro alle necessità del prossimo, preghiamo. Liberaci dalla chimica, dall'egoismo e rendici docili alle mie ispirazioni. Tu mi vuoi e seguo e seguo.
Egli, come dice di Enos, ci svela il senso delle scritture e spesso il Padre a noi. Ti preghiamo, Padre potente, manda lo Spirito su questo pane, su questo vino, perché tuo Figlio sia presente in mezzo a noi, con il suo corpo e con il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo dice ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, la nuova ed eterna alleanza, versato da voi per tutti, che la missione dei peccati. Fate questo, in memoria di me. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e donare l'Impero.
tutti i diritti, i secoli, ma se il Signore si è sempre con voi, abbiamo il Signore di pace. Thank you.
questions.